Ho conosciuto Teen Dog come proprietaria nel 2017. Ho fatto un percorso educativo con un'istruttrice cinofila Teen Dog che mi ha portato ad ottenere dei risultati con il mio cane in primis e mi ha spinta poi a fare questo lavoro, intraprendere questo percorso di studio, ma anche di percorso personale, di crescita personale. Il metodo Teen Dog cambia soprattutto le persone perché mostra come se noi cambiamo il modo in cui vediamo il nostro cane e prendiamo le idee che abbiamo su di lui e le accantoniamo e osserviamo chi realmente abbiamo davanti, la persona che abbiamo davanti, scopriamo un mondo. Cioè, vedere il cane come una persona con un potenziale già lì e avere su di noi la responsabilità di rendere la sua vita all'altezza di quel potenziale è qualcosa di rivoluzionario. Quello che mi ha veramente conquistato di questa filosofia è l'attenzione allo stato emotivo, al benessere, a una reale comprensione, del cane in quanto non oggetto strumento, ma a creare proprio un dialogo tra due specie che si esprimono in maniera diversa, ed è proprio per questo che fare questo corso aiuta veramente a capire, come risolvere i problemi o come aumentare, la qualità delle relazioni. Il mio modo di rapportarmi al cane che ho ritrovato qua è, a me viene da dire, un modo naturale di relazione col cane. Non mi sono mai vista, una legata a tutto quello che è addestramento, nel senso di avere il cane sempre sotto controllo. Mi piace il cane in quanto essere indipendente, autonomo, libero, ma che sceglie di vivere con noi, di condividere la vita con noi. E quindi questa cosa mi ha portato in modo naturale a pensare al cane cercando di mettermi nei suoi panni. E questo inevitabilmente mi ha fatto sposare la causa Teen Dog. Io sono entrata in Teen Dog nel corso educatori come una persona, ne sono uscita come un'altra e boh, vediamo come esco dopo il corso istruttori perché cambiamenti positivi ma inaspettati e che vengono da dentro. Quindi Teen Dog non è solo una scuola, è molto molto di più. In Think Dog ci sono tre qualifiche, tre livelli di competenze differenti: educatore, istruttore, master. La prima qualifica è quella di educatore cinofilo, che si occupa dell'educazione del cane ex ducere, della sua formazione del carattere. Lavora con cani e famiglie, lavora con cani di canile. Si occupa dell'aiutare il cane nel tirar fuori le competenze sociali nei confronti degli altri cani, nel sapersi muovere in città, nello strutturare quelle competenze che lo aiutano ad alzare la sua qualità della vita. La formazione per l'educatore cinofilo dura un anno tra online, pratica e aula, e parte teorica, e poi ci sono 6 mesi di preparazione all'esame in cui le persone fanno dei percorsi con famiglie e cani con la supervisione e devono portare delle relazioni in cui noi capiamo come ha ragionato. Quindi l'esame è anche piuttosto difficile, ma gli educatori cinofili Teen Dog che si qualificano sono quello che possiamo definire l'eccellenza oggi in Italia. Dopo l'esame da educatore c'è il corso per istruttore. L'istruttore si occupa di due ambiti che però sono legati tra di loro. Uno è la conduzione delle classi di socializzazione, in cui è un contesto in cui i cani imparano, essendo messi tra di loro da liberi. Un numero variabile di cane in un posto che vado a Che ogni istruttore si sceglie, che può essere recintato o no, può essere più ampio o meno ampio, ha una forma particolare e gestisce tutta una serie di elementi come per esempio la composizione, chi entra a far parte di questa classe. C'è grandissima flessibilità e grandissima competenza da parte degli istruttori nel formare attorno a ogni cane un'esperienza d'apprendimento particolare perché possa crescere in competenze sociali, che sono quelle che danno normalmente più problemi ai proprietari e ai cani. E poi c'è la parte di riabilitazione comportamentale, cioè il mio cane dà problemi, è aggressivo, è pauroso, è timido, ha ansia da separazione, non si riesce a lasciarlo solo, ha delle ossessioni, ha delle fobie. Ebbene, formiamo una figura altamente competente che sappia lavorare nella psicologia del cane per poter migliorare queste sue condizioni, anche in collaborazione con un veterinario comportamentalista. Il corso istruttori dura un anno di formazione più circa 6 mesi, un anno di preparazione per l'esame. La terza parte, la terza formazione è quella di master. Bene,
per avere il titolo di master devi aver fatto almeno 5 anni di pratica sul campo, di esperienza, dal momento dell'ottenimento della qualifica come istruttore cinofilo. Devi aver contribuito alla ricerca che si fa in Think Dog in diverse forme, con delle presentazioni, con una tesi, e poi diventi sempre più libero dagli schemi. La qualifica di master è quella che ci consente davvero di padroneggiare che cosa possiamo definire come metodo Think Dog, approccio Think Dog. Tutte queste figure sono riportate nella mappa Think Dog, cioè noi sul nostro sito thinkdog.it abbiamo una mappa ragionata in cui ci sono diversi servizi che le persone che fanno parte della rete Think Dog offrono, e quindi ci sono anche le qualifiche. Quindi io posso andarmi a cercare l'educatore, l'istruttore o il master a seconda del problema che ho. La cosa che mi ha sorpreso di più in maniera piacevole di Think Dog è sicuramente il clima di grande cooperazione che loro incentivano e che si viene a creare, perché è una cosa che mi è mancata sempre durante la formazione, qui l'ho trovata. Sono molto organizzati, ti danno veramente tutte le indicazioni per quando devi arrivare, per come ti puoi trovare, per le sistemazioni degli alloggi, per cui anche lì niente da dire. Organizzazione pazzesca, dove dall'altra parte, dall'altra scuola che ho fatto, non c'era quasi nulla. Non c'era empatia, c'era poca pratica, collaborazione zero. Qua dico, cavolo, non sono abituata a queste cose, non sono abituata che la gente si aiuta. La collaborazione, la conoscenza tra colleghi è molto incentivata ed è un altro aspetto che mi ha colpito particolarmente di questa scuola, in quanto venendo da un ambito più propriamente sportivo e competitivo, viene diciamo enfatizzata e sviluppata poco questo aspetto di collaborazione tra le persone, che qui veramente ho trovato molto genuino e spontaneo. Tutti quei mezzi, anche social, che vengono utilizzati, credo che veramente aiutino anche il singolo soggetto a crescere anche attraverso una rete di relazioni, quindi anche a lavorare in sinergia con altri professionisti. Vengono incentivati i lavori di gruppo e lo scambio di opinioni su quello che vediamo, su quello che studiamo, ed è davvero molto interessante, perché comunque da ognuno puoi prendere qualcosa che da solo non prenderesti. Mi sorprende ancora la ricerca costante di migliorarsi, di ascoltare lo studente e di reinventarsi. Una volta finito un percorso, che sia quello educatore o quello istruttore, non si è lasciati a noi stessi. Ci vengono dati strumenti come le mappe educatori e istruttori per essere poi sempre in contatto tra di noi, ma soprattutto facili da rintracciare da clienti che sono entrati in contatto con l'approccio cognitivo-relazionale. La community, dove quindi noi educatori possiamo dare supporto a chi su Facebook ha qualche problematica, qualche curiosità. La loro capacità, staff, docenti, Angelo ovviamente, di farti sentire a casa è una cosa che secondo me non ha uguali. Prima avevo già fatto un corso presso un'altra scuola ed era proprio un'impostazione totalmente diversa. Il primo livello mi ha dato le conoscenze, le nozioni, diciamo, di base che secondo me tutti dovrebbero avere nel momento in cui prendono la decisione di portare nella propria vita un cane. Diciamo la base per conoscere a 360 gradi il cane, ovviamente, iniziando a lavorare dal mio. Questo mi ha permesso di capire bene i loro bisogni e cercare di soddisfarli al massimo. Quindi non forzare il cane a diventare qualcosa come noi vogliamo che sia, ma imparare a conoscere le sue potenzialità, i suoi bisogni e lavorare in quella direzione. Non si lavora soltanto sul cane, ma si lavora soprattutto su se stessi, ci si mette in gioco. Facendo cose non del tutto convenzionali, esercizi che magari inizialmente possono mettere magari un po' in imbarazzo, però poi dopo
ti fanno vedere veramente il mondo da un'altra prospettiva, che tra l'altro è il motto anche della Think Dog. È stato bello conoscere anche persone legate dal mondo dei cani, però completamente diverse da quelle che frequentavo normalmente, per cui anche esperienze di vita umane. Capire l'altro, andare oltre gli schemi che magari uno si crea, si fa, dei giudizi, pregiudizi, e quindi aiuta tanto anche in questo. È proprio uno scambio ed è fondamentale, perché si impara anche molto più velocemente. Io pensavo di fare una scuola dove mi insegnavano solo a fare cinofilia, e invece non è stato questo, ma mi hanno insegnato a essere parte del mondo in un'altra ottica, non solo verso i cani, ma verso tutto l'ecosistema, mi verrebbe da dire. Lavorando con altre persone e i loro cani, mi sono resa conto di aver bisogno di maggiori conoscenze per aiutarli. Tutte le cose che ho imparato nel corso educatori, nei due livelli, sono state bellissime, ma non era abbastanza per tanti cani per cui veniamo effettivamente chiamati. Cani con paure e con problemi di ansie, e soprattutto cani fobici. In questo corso ho imparato tanto sulla riabilitazione di casi comportamentali, anche tanto sulla comunicazione e sulla socializzazione, che sono cose in cui mi sentivo carente. E questo tipo lo stiamo facendo anche visualizzando video al rallentatore, e mi sono accorta di riuscire a vedere cose che fino a qualche mese fa sarebbe stato impensabile fare, no? Il mio percorso formativo parte da altre scuole. Qui ho trovato un sacco di amicizie, un sacco di colleghi, tanto confronto. Non ci sono poi solo e unicamente docenti Think Dog, ma abbiamo appunto l'apertura e la possibilità di avere docenti che arrivano anche da altre scuole. Mi vengono in mente tra gli altri Ivano Vitalini, Luca Spennacchio, la dottoressa Elena Garoni. E ti danno la possibilità poi di costruire il tuo personale stile, modo di affrontare le cose, prendendo pezzi da ognuno di questi personaggi validissimi. Lo consiglierei, perché secondo me ti aiuta a risolvere delle cose anche con te stesso, con il rapporto con i cani, il rapporto con i colleghi. Sapere di avere un tessuto di colleghi a cui potermi rapportare per trovare sempre più risposte. Questo percorso dà spazio un po' a tutti i punti di vista, per cui non c'è un solo modo di guardare una cosa. E questa cosa ti fa crescere. La pratica per l'apprendimento sicuramente è molto importante, così come lo è l'esperienza, no? Io per pratica intendo anche la possibilità di vedere il docente all'opera e di rubare con gli occhi, no? Quello che poi in quasi tutte le professioni è quello che serve come base per poter iniziare. Think Dog ti dà la possibilità di vedere e provare su pelle quello che viene raccontato in aula. Cioè, non è il guarda il cane che si mette la coda in quell'angolo, chiude gli occhi, guarda dall'altra parte, buon, andate e osservate voi. No, adesso si scende in campo, si guarda il focus, si seguono gli insegnanti e poi si fa. Tra l'altro si vede Angelo che lavora in campo e non manda avanti qualcuno per lui, ed è una cosa che ti fa capire ti fa capire il valore aggiunto, ti fa partecipe di quello che sta facendo e non ti fa vedere solo dei video, che per carità hanno un'utilità enorme, ma non hanno lo stesso impatto su di noi. Tu puoi aver chiaro tutto quello che è una dinamica comunicativa, i canali di comunicazione del cane, come andrebbero gestite certe cose, ma stiamo avendo a che fare con degli individui, sia che parliamo del cane, sia che stiamo parlando delle persone. E questa cosa ti mette costantemente di fronte all'imprevisto. Per cui se non c'è una pratica
che ti prepara anche a livello psicoemotivo a gestire l'imprevisto, la teoria non ti può supportare in un momento di, cioè, nei momenti proprio di attività che tu fai. E lì è contatto reale, è lì quello che poi fa la differenza quando esci, hai il diploma e ti trovi davanti il cliente. E parlo avendo anche già fatto un'altra scuola dove questo purtroppo è mancato, al di là del Covid. Quindi c'è tanta pratica, fatta bene, soprattutto fatta bene. Siamo nel bel mezzo della formazione dei nostri istruttori. Loro diventano degli esperti di competenze sociali del cane che qui stiamo sviluppando. Quindi è un momento in cui ho affidato un lavoro di gruppo a loro, sono a metà percorso più o meno, e stanno lavorando con due cani, un Alaskan Malamut adulto intero e un lupo cecoslovacco adulto intero. L'obiettivo è quello che loro aumentino le competenze sociali e si sfrutta il loro incontro gestendo distanze, il numero dei partecipanti, forma e ampiezza del campo in cui si incontrano per aumentare le loro capacità sociali. Ecco, i lavori di apprendimento sulle competenze sociali sono enormemente diversi da quelli che siamo abituati a vedere quando un cane si comporta male con gli altri cani. Non si tratta di metterlo in obbedienza. Non voglio che il cane faccia seduto terra resta, che comunque è una risorsa, posso utilizzarlo, ma lì è un lavoro veramente ancora molto grezzo. Quello che io desidero è che i cani crescano in competenze sociali, che siano loro a modificare il loro comportamento grazie alle esperienze che hanno fatto con gli altri cani. Questo è la grande differenza tra l'addestramento all'obbedienza e il lavoro che facciamo in Think Dog sulle competenze sociali. La formazione online è stata una sorpresa. Ci siamo affidati a loro, a Think Dog, che è riuscita veramente a riformulare la didattica, a renderla impensabile, ma anche migliore. E la risposta della scuola è stata immediata e devo dire che è anche stata immediata la capacità di produrre dei contenuti veramente efficaci. L'hanno gestita molto bene perché c'erano un sacco di video, c'erano un sacco di spiegazioni, quindi anche i docenti quando parlavano non erano noiosi, nel senso riuscivano a coinvolgerti anche se eri dall'altra parte dell'Italia. Noi live ci perdiamo gioco forza degli aspetti delle interazioni fra cani, dei tempi, perché non si riesce chiaramente né a fare dei rewind e a rivedere, né a fare degli stop o dei fermi immagine per capire esattamente. Quindi quella parte perlomeno per me è stata veramente fondamentale, perché si riesce ad avere una consapevolezza sul dettaglio che soprattutto quando sei allievo dal vivo fai un po' fatica. All'inizio sinceramente ero un po' prevenuta, in realtà mi sono ricreduta e anzi ritengo che su alcuni interventi e moduli e situazioni sia addirittura migliore. Ad esempio abbiamo fatto moduli dove abbiamo potuto seguire in diretta, non so, un cane con un'ansia da separazione ed essere con Web in casa e vedere che cosa il cane fa in queste situazioni. Non sarebbe mai stata la stessa cosa fatta in aula, perché non si possono vedere le dinamiche quotidiane come con una telecamera che riprende esattamente il cane in casa con le sue dinamiche, senza odori nuovi, persone nuove, e dà onestamente la possibilità anche ai miei colleghi che magari vengono da lontano su determinati moduli in cui effettivamente la tecnologia ci aiuta a sopperire a determinate mancanze, di essere anche più a proprio agio, di non mettere anche i cani sotto stress, perché comunque 3 giorni in aula, se li fanno tutti e 3, sono belli tosti anche per loro. Ci ha aiutato tantissimo il lavoro in gruppo, cioè fare i lavori in gruppo, e appunto poi ritrovarsi qui ci ha portato a rincontrarci e a ritrovarci.